Nuovo video con Manuela Giuliano che mi ha umiliato in una sfida di Crossbar Challenge. Tra l'altro, se vi siete persi quel video e soprattutto l'intervista che gli abbiamo fatto riguardo la nuova tempo, la nuova colorazione e tante altre cose, trovate il link qua in alto. Bene, quella sfida è andata male e un po' come tutte le sfide che faccio io vanno male, quindi gli ho chiesto di insegnarmi come tirare i calci piazzati, perché Manuela nel Milan e nel Nazionale è quella che si incarica di battere qualsiasi calcio piazzato, no? Sì. Quindi mi spiegherà come tirare i puntini. Sei pronto? No, però sono pronto. Ci proviamo. Ci proviamo. Iniziamo dalla tua mattonella, diciamo così, no? Ti piace tirarla da qui, da lì, tu essendo destra, penso da qui, sinistra, no? Sì? Assolutamente sì. Ok, poi rincorsa, tu come l'approcci? Rincorsa, tre passi più un passino. Tre passi e uno piccolino. Quindi già con questa rincorsa mi stai dicendo che? È un tiro a giro sopra la barriera. Sopra la barriera, quindi non sul palo del portiere. Ok, e poi con che parte del piede la colpisci? Ma direi a giro con l'interno. Con l'interno. Credo di aver capito. Non credo che funzioni con me, però penso che con te sì. Ci proviamo. Vediamo un po'. Ha preso il palo, però devo dire che è andata bene. E vuoi provare un'altra? Ci proviamo, dai. Penso di non raggiungere lo stesso risultato, però allora ripeto passo per passo, mattonella, questa, okay. Mattonella, poi tu mi dici tre passi. Bravo. Uno, due, tre e uno piccolino. Ci siamo! Diciamo che il tutorial funziona. Posso provare un'altra? vado a ripeterlo identico, Mattonella. Uno, due, tre e un poco. Attenzione, andrà a Pirlo. No! Allora, abbiamo fatto la sfida a traverse e non ne ho preso una. Tiro due punizioni, ho preso un palo e una traversa. Quindi questi sono i risultati. C'è da dire che nella crossbar challenge non ne ho preso una. Qua già, ti darei un bel 8. Già 8 di voto. Poteva essere più magnanima, però dai, mi prendo quest'8 solo perché non ho segnato. Okay. Io a te ti do 10 perché il primo palo, il secondo la mette all'incrocio, vabbè. Comunque, era lei la professoressa di questo tutorial. Io penso di aver capito come approccia a punizione. Fatemi sapere voi se con voi lo stesso metodo di calcio funziona. Con lei devo dire che funziona abbastanza bene. Penso che sia anche merito delle scarpe, perché è tempo tanta roba. Ovviamente in descrizione al primo commento trovate il link per acquistare la Tempo Legend, sia in questa colorazione, se non è già esaurita, perché vi ricordo che è un'edizione limitata, oppure in tutti gli altri colori che troverete disponibili. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e ovviamente di seguire Manuela su Instagram, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!